Grazie Marco Marchese, un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori nuovamente che si sono collegati e logicamente anche ai congressisti e a coloro che hanno scelto di seguirci in questa prima esperienza congressuale online. Per chi non mi conoscesse, come diceva Marco, sono appunto l'attuale presidente tesoriere e se me lo permettete vorrei fare per l'appunto il punto della situazione di questi 2 anni trascorsi velocemente, ma che si sono rivelati ricchi di successi e risultati e che fanno, diciamo, ben sperare per il futuro. Innanzitutto vorrei parlare di quando abbiamo ideato Liberi TV e volevamo una web TV libera, possibilmente senza censure né filtri, e che desse spazio a chiunque per raccontare la propria storia o semplicemente informare su un determinato argomento in maniera libera. I soci fondatori hanno donato il loro contributo e nel corso del tempo, sotto la spinta unicamente volontaristica, abbiamo realizzato svariate trasmissioni e servizi anche speciali dai contenuti secondo me storici e che si aggiungono al patrimonio culturale di questo paese che è l'Italia. Una cosa importante che mi preme dire è che come nella vita le cose si evolvono anche da una web TV. Oserei dire fatta in casa, un po' come i dolci del nostro chef psicanalista Giancarlo Calciolari, stiamo progressivamente passando a una web TV di servizio, dove le nostre competenze sviluppate con l'esperienza sul campo possono essere messe a disposizione della comunità, siano essi comuni, enti, associazioni di qualunque tipo e perché no, potrei anche pensare partiti politici o comunità religiose. Già in una mia puntata, infatti, di Spazio Certi Diritti, ho avuto il piacere di ospitare padre Alberto Maggi che sul suo sito www.studibiblici.it, tramite la piattaforma Livestream, celebra le videomelie. Quindi perché stupirsi di come i nuovi mezzi di informazione, direi anche comunicazione, fruibili attraverso smartphone, tablet, eccetera, possano letteralmente cambiare la prospettiva culturale di ognuno di noi? Inoltre vorrei ringraziare Donato Volpicella, segretario e regia di tutte le dirette e registrazioni di Liberi TV. Con il suo lavoro sapiente ha permesso alla nostra e vostra web TV di essere quello che è, cioè di crescere, diventando ciò che adesso è. Donato, pur non comparendo in video, è onnipresente. Con ciò, caro Donato, non ti paragono a qualche santo, ma se ce ne fossero di persone come te, sarebbe meglio. Dopo questa sbialinata in Creative Commons, come tutte le nostre musiche, passo ad informarvi di come Liberi TV sia sempre pronta a puntare le sue videocamere su argomenti che sanno di libertà. Ad esempio, giorno 17 maggio prossimo, quindi questo sabato, sarò ospite alla Mezzia Terme nella biblioteca comunale per un incontro dal titolo Dall'omotransfobia alle discriminazioni multiple. Nuove strategie di contrasto. Io interverrò sulla comunicazione senza pregiudizi, affrontando varie tematiche a noi molto care. Nel nostro statuto, infatti, ci rivolgiamo a tutti, senza fare distinzioni di sesso, razza, religione, orientamento politico o religioso. Figuriamoci quindi chi ci chiamiamo appunto Liberi TV non a caso. Come invitato a parlare, illustrerò logicamente l'utilità dei nuovi media, facendo riferimento all'uso di parole che a volte discriminano, magari correlate da immagini o filmati che invece non hanno nulla a che vedere con l'informazione stessa. Passerei brevemente poi ad illustrare in questa sede il bilancio, elencando le varie voci di spesa o i relativi diciamo, ricavi ottenuti dalle iscrizioni dei soci o dai contributi per le attività svolte. Logicamente questi dati sono disponibili sul sito www.liberi.tv. Ma prima, diciamo, di far ciò, mi preme fare un'analisi generale di quali sono stati gli strumenti da me adottati per gestire le finanze della nostra associazione, dove ognuno di noi e voi ha dato quel che riteneva o che poteva in quel preciso momento. Abbiamo voluto applicare la regola che vede il libero contributo anche di un solo euro, tanto utile quanto quello di 100 euro. Abbiamo apprezzato anche chi invece, non potendo per ragioni economiche sostenerci, lo ha fatto nelle azioni, ad esempio prodigandosi nello svolgere delle attività di Liberi TV o partecipando alla gestione della stessa in riunioni a volte molto lunghe.
Perché, come ben sapete, o forse non sapete, le nostre lunghe riunioni le abbiamo svolte in maniera totalmente gratuita su Skype, abbattendo i costi e le barriere del tempo e dello spazio, nemmeno fossimo in una puntata di Star Trek. Eppure ciò per dare la possibilità anche a chi ha problemi di movimento di essere presente con il suo contributo che per me è decisivo. Gli obiettivi, quelli futuri, che concerne il preventivo di spesa per il prossimo anno, si basano sull'analisi dei costi sostenuti e sulle nuove sfide di cui parlavo appunto all'inizio del mio intervento, nell'ottica di una Liberi TV di servizio pronta a essere presente anche nel comune più sperduto, facendo ad esempio affidamento su un libero impegno del singolo nel documentare un avvenimento, segnalarcelo e fornendoci le riprese e dandoci quindi la possibilità di editarlo per renderlo fruibile sulle nostre piattaforme, tutte quelle piattaforme multimediali che abbiamo a disposizione, come per esempio Facebook e la pagina stessa di Liberi TV. Già l'esperienza delle registrazioni del settimo municipio di Roma, colgo appunto l'occasione per ringraziare il consigliere Davide Tutino che ce ne ha dato la possibilità, donando un servizio all'intera collettività. Sarebbe bello, ad esempio, in futuro avere tutti i consigli comunali d'Italia online, ma io penso che ci arriveremo e ne sono certo, sono ottimista in questo. I costi di gestione per un teleservizio sono praticamente irrisori se paragonati agli sprechi che a volte siamo costretti a vedere. Ed una sana e libera, trasparente informazione, in questo caso io direi che non ha prezzo. Naturalmente nel nuovo anno punteremo sulle iscrizioni, i liberi contributi, il merchandising. E che naturalmente ci identifica anche quando il nostro mega direttore galattico, nelle sue virgole del direttore, indossa il logo di Liberi TV. E a questo punto vorrei fare un ringraziamento speciale proprio al nostro direttore Gianni Colacione, che è un grande uomo senza aureola, un sant'uomo anzi, che è sempre in giro per la capitale e non. Questo lavoro che per me è egregio, ci ha permesso di raggiungere le migliaia di visualizzazioni frutto di servizi di successo con personaggi a volte conosciuti, altri invece con personaggi ignoti che hanno reso nota la loro storia. Quindi anche un grazie va a chi per esempio è stato nelle retroguide, che però al tempo stesso con la sua esperienza ha contribuito a far evolvere questa magnifica esperienza che è Liberi TV. E sto parlando di Silvana Bononcini, quindi ringrazio Silvana Bononcini per i suoi consigli e per averci dato nelle riunioni soprattutto il suo saggio e sapiente contributo. Non elenco però tutti gli altri fautori, gli altri partecipanti a questa esperienza di Liberi TV, altrimenti faremmo notte. Quindi auguro, un buon proseguimento di congresso a tutti con un dibattito generale molto, molto ampio, e se magari non capiterà di avere delle esperienze in diretta di congresso online, sono sicuro che chi vorrà potrà farlo inviando il proprio video e sarà sicuramente pubblicato. Io vorrei brevemente, ma proprio in maniera molto breve, passare al bilancio preventivo di Liberi TV 2014 e parlare anche brevemente del bilancio, come si è chiuso, insomma, entrate e uscite del 2013. Lì trovate logicamente questi documenti sul sito di Liberi TV, a disposizione di tutti i congressisti e non. Io posso dire che chiudiamo con un bilancio attivo, perché fondamentalmente le nostre entrate, oltre che dalle iscrizioni, sono derivate da, appunto, dal merchandising e dalle attività di servizio, appunto, di trasmissione di Liberi TV. Per quanto riguarda ad esempio il settimo municipio ed altri servizi di videoregistrazione. Inoltre, nel bilancio preventivo 2014, oltre come costi, il rinnovo del dominio, il nuovo stoccaggio di merchandising e promozione, abbiamo logicamente dei rimborsi spesa per chi con il suo grande
contributo investendo il proprio tempo e permetterà la registrazione di eventuali nuovi spazi, nuove registrazioni. I ricavi per quel che concerne la gestione di libri TV e il bilancio saranno derivati non soltanto dai contributi del merchandising, ma appunto, come dicevo, ricavi per servizi prestati. Gli unici costi che poi alla fine vedrete nel bilancio di spesa sono quelli del rinnovo del dominio, il merchandising, spese invio tessere e merchandising stesso, quindi spese postali, le spese di cancelleria per gli stampati o per le stesse buste e spese di tenuta conto corrente postale che ci servono appunto per gestire le attività di Liberi TV. A tal proposito, io voglio ricordare a tutti gli amici web ascoltatori che il nostro numero di conto corrente postale è 1005773294, che è intestato all'associazione Liberi TV, oppure tramite PayPal potrete dare un contributo anche di un solo euro o eventualmente iscrivervi all'associazione Liberi TV versando l'iscrizione di 10 euro. Tutte le informazioni le trovate sul sito alla voce iscriviti, contribuisci e voglio ricordare che chi, per esempio, questo l'ho detto prima, ma voglio ricordarlo perché ci tengo molto, non ha un euro da versare, ma vuole semplicemente darci una mano a rendere ancora più grande la nostra vostra web TV, può semplicemente iscrivere, decidere di partecipare come web producer, andare in giro per l'Italia a fare interviste, semplicemente raccontarci la storia del suo piccolo comune, l'evento che sta creando. È semplicemente un lavoro che può apparire complicato. In realtà è molto facile, basta munirsi di una webcamera, eventualmente di un cellulare, smartphone, perché ormai tutti registrano, e fare la propria intervista. Inviarcela tramite il sito web o mettendosi in contatto con Donato Volpicella, la regia o me, che sono attualmente il presidente, e noi penseremo a editarla e a renderla fruibile per tutti gli amici web ascoltatori. A questo punto io ringrazio per il tempo che mi è stato dedicato, ringrazio nuovamente chi ha permesso questa diretta, cioè Donato Volpicella, ringrazio Marco Marchese che mi ha ceduto poc'anzi la linea e passo lo spazio adesso al direttore della Web TV. Anzi, no, questo sto rubando uno spazio che in realtà questo dovrebbe fare Marco Marchese, per cui taglio qua e vi saluto e vi auguro buon congresso e buon dibattito generale.